I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini. Cari amici di Caffè Italia, ben ritrovati ai percorsi cinematografici. Oggi vi riporto indietro fino al neorealismo, fino al 1949, anno di uscita di uno dei più bei film italiani dell'epoca, che è Riso Amaro, diretto da Giuseppe De Santis, interpretato da Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Raff Vallone e Doris Dowling, i quattro protagonisti di questo film, che creano una sorta di doppia coppia che ha una, come dire, una serie di circostanze, direi, intriganti, che si collocano in una dimensione più ampia, quella delle risaie. Il film, va detto, è uno dei migliori film italiani, è stato persino candidato al premio Oscar nel 1951 e oggi è considerato uno dei migliori film italiani. Il film racconta, appunto, ambientato nell'epoca immediatamente successiva alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, siamo nel Nord Italia, siamo nel maggio, quando le lavoratrici stagionali arrivano da tutte le zone, soprattutto del Nord Italia, per arrivare a Vercelli, dove inizia la stagione per la semina del riso. Qui la trama si complica immediatamente perché scopriamo che ci sono due poliziotti che stanno inseguendo un pregiudicato, un delinquente truffaldino che si arrangia come può e che ha rubato una collana d'oro. Questo personaggio è interpretato da Vittorio Gassman. Vittorio Gassman, che è accompagnato o seguito forse dalla sua compagna Francesca, interpretata da Doris Dowling, l'attrice americana, sorella di Constance Dowling. Tra loro, insomma, si crea questa sorta di coppia un po' alla Bonnie and Clyde, un po' che appunto cerca di scappare, di vivere al di là della legge. Tuttavia la fuga del personaggio di Gassman, Walter, è una fuga che lo porta a doversi nascondere continuamente, e nascondersi in questa zona, in questo luogo, implica che la compagna Francesca dovrà nascondersi fra le mondine e incominciare a mescolarsi, a vivere come loro. E da qui appunto entriamo nella vita delle mondine, dove la protagonista è appunto Silvana Mangano, che appunto interpreta questa lavoratrice, mostrando in modo assolutamente tipico del neorealismo, quindi con la massima attenzione ai dettagli documentaristici della storia, e quindi ci mostra appunto tutta la vita reale, dura, molto dura, delle mondine costrette a lavorare anche a ritmi molto duri, a dormire in cascina senza alcun tipo di garanzia né di comodità. Tuttavia i giorni passano e il compagno di Silvana, appunto questa volta interpretata da Raff Vallone, appunto tra le due coppie si crea una serie di, appunto, situazioni un po' ingarbugliate, perché Silvana è avvicinata da Walter e ne subisce il fascino, quindi esiste anche questa dimensione di fascino nei confronti di una figura ai margini della legge, mentre appunto invece Raffallone rappresenta il bravo ragazzo, e dunque anche tra le due donne si crea una sorta di amicizia e inimicizia, dettata ora dall'apparenza di una stessa, di uno stesso destino, quello delle mondine, ma anche dallo stesso amore, dallo stesso interesse per Walter. Peraltro, insomma, il film prosegue appunto quando
tra i due si crea anche una sorta di rivalità vera e propria, e allora si intravede un progetto più grande da parte di Walter e uno spostamento, diciamo, dei valori delle due donne, delle intenzioni delle due donne, e insomma la situazione si comprende che va a complicarsi sempre di più. E il film, che di fatto è un film tragico, un film drammatico, mostra con i toni tipicamente neorealisti come l'esito dei destini dei poveri lavoratori, spesso ignoranti, anche abbandonati a se stessi, inconsapevoli di una serie di diritti, e soprattutto speranzosi in maniera ingenua di una vita migliore, finisca poi per rivelarsi solamente fallimentare. È un film che ha avuto comunque un grandissimo successo. Ne hanno parlato molto bene già i giornalisti dell'epoca. Giorgio Bianchi, sul Candido del 2 ottobre del 1949, scriveva che i due film più vistosi della settimana, Riso Amaro e Ambra, hanno in comune il tipo dell'eroina, una ragazza spregiudicata e decisa a far carriera a qualunque costo. Sebbene l'americano Ambra sia un film più grossolano dell'italiano Riso Amaro, è chiaro che come personaggio Ambra è più vera di Silvana. Riso Amaro è un'opera più artistica, vogliamo dire più ricca di fermenti vitali. Detto questo, è doveroso fare al De Santis qualche rimprovero, perché non ha ripensato di più il suo soggetto cacciando indietro i ricordi americani, e perché non ha detto al bravo Gassman che i mascalzoni delle nostre parti sono diversi da come lui li crede. Queste sono le parole del critico Giorgio Bianchi, che forse dimostrano anche i motivi per cui questo film è stato apprezzato moltissimo negli Stati Uniti. Lo stesso concetto lo riprende Georges Sadoul nel libro Il cinema, pubblicato da Sansoni nel 1968, quando scrive che per De Santis era il tipo di giovani incoscienti, incapaci di comprendere la propria condizione e di lottare accanto ai propri compagni, perché deviati verso una vita fittizia che li condanna all'annientamento. Si ha però l'impressione che, pur criticando questo gusto americano, il regista vi ceda un po' troppo in una sceneggiatura molto macchinosa. Il film ebbe negli Stati Uniti un successo addirittura superiore a quello di Paisà e di Chuchat, e rivelò tre TV italiani di prima grandezza, cioè Silvana Mangano, Raffallone e Vittorio Gassman, in questo film, proprio agli inizi delle loro straordinarie carriere. Come detto, il film ha ricevuto una candidatura per il miglior soggetto, una candidatura agli Oscar, sicuramente, forse se non il prodotto migliore del neorealismo italiano, è sicuramente un film interessante, girato a metà tra uno stile documentaristico schietto e un tentativo di dare alla trama dei risvolti accattivanti, popolari, un po' da feuilleton, un po' da romanzo popolare, ma è sicuramente un film che appunto presenta uno spaccato di realtà straordinariamente interessante. Caro saluto a tutti voi, alla prossima puntata. I percorsi cinematografici di Alessio Barrettini.